nuovo Palindor per l'atletica leggera e per la ginnastica artistica, 120 metri per 55, un contenitore eccezionale, dimensioni enormi per l'atletica leggera, chiaramente la pista da 200 metri a 6 corsie con il rettilineo interno da 60 metri, e poi per la ginnastica artistica, quindi un unico contenitore per due sport. Vorrei sottolineare che per l'atletica leggera un altro impianto al coperto esiste in Italia solo ad Ancona, quindi questo è il secondo impianto al coperto permanente che consentirà veramente alla Federazione Atletica Leggera e ai tanti atleti di allenarsi come si deve, di fare gare e quindi di preparare la stagione nel miglior modo possibile, di ottenere anche risultati prestigiosi poi ai mondiali o alle Olimpiadi. Ecco, questo è un piccolo esempio di come con un accordo tra FIDAL, Federazione Atletica Leggera, la Regione, la Provincia e chiaramente con il contributo fondamentale del Comune siamo riusciti a realizzare qui a Padova, ma in questo caso nel Veneto e nell'Italia settentrionale, un'opera di eccezionale valore e dimensione. Costo circa 5 milioni di euro, 2 milioni sono stati erogati dalla Regione e gli altri dal Comune di Padova. Il Palindor accanto allo Stadio Euganeo utilizzerà chiaramente i parcheggi molto ampi e spaziosi dello stadio, del calcio. L'impianto sarà pronto il primo stralcio a maggio-giugno e quindi subito si attiveranno i corsi di ginnastica artistica del corpo libero, che ha anche investito nella realizzazione dell'opera, e poi dicembre del 2010 aprirà invece l'attività del Palindor, quindi l'atletica leggera cosiddetta invernale. È sicuramente un'opera attesa di circa 1000 posti come spettatori, che farà da punto di riferimento per manifestazioni nazionali e internazionali sia di atletica leggera che di ginnastica artistica. Un altro fiore all'occhiello per Padova, un altro punto di riferimento per lo sport padovano, veneto e nazionale.